Scale, scale. Tutti belli scalini. T'ho detto che qua è il Castro Maestro, è un posto pieno di scale, vero? Tac, tac, tac. Su e giù. E anche le macchine che le devi parcheggiare nei parcheggi sopra o sotto, poi dopo ti devi fare sempre queste belle vasche. Come vedi non siamo esattamente proprio sul mare, eh? È là in fondo, la macchina serve sempre e comunque. Adesso vi faccio vedere la camera numero 1. Non perché sia la camera più bella di tutte, ma perché è proprio la numero 1. Una camera con letto matrimoniale, letto singolo, perdonate il macello, ma che vi dobbiamo fare? Che dobbiamo dirvi? La stiamo vivendo questa camera, quindi è nel suo pieno splendore, ma di vita vissuta, quindi frigorifero, fuochi, qua volendo si può cucinare, far da mangiare. C'è un bagnetto. Niente di particolare, onestamente, anzi, la doccia potrebbe essere fatta meglio anche perché non c'è il gancio per appendere la cornetta e la doccia, la porta è fatta un po' scrostata, così onestamente qua si potrebbe lavorare un pochino sui dettagli. C'è il condizionatore, quindi uno si mette anche a temperatura che vuole. E qua c'è un balconcino, tac, che dà sulla piscina. Quindi questo è spazi comuni. Questo è il Castro Maestro. Ah. Allora, in questo dietro di Sentirini A, questo qua è un parco giochi mai visto utilizzato da nessun bambino. In questo dietro di Sentirini su e giù, mo te faccio vedere l'accurazione. Sei pronto? La giornata inizia bene. E ti faccio. Calimera. Ecco, lei è quella che fa il caffè, il cappuccino, eccetera, imbevibili assolutamente. E qua c'era una macchina, ma si è rotta. La colazione, come puoi vedere, è un po' scarsina, eh. Non c'è praticamente niente, poca roba. Purtroppo, però ci sono loro che ti tengono compagnia tutto il giorno. Vespe, vespette. Colazione, purtroppo, come vedi, poca, poca robella. Qua non c'è dentro niente, eh. E qua ci sono delle uova fredde. Ciao, ciao colazione, via. L'area piscina che durante la mattinata è completamente, giustamente direi, deserta, perché se ne vanno tutti al mare. Eccola qua, là sotto è dove avevi visto la colazione. Ah, come dici, vuoi vedere col drone? Un secondo, In 3, 2, 1, drone. Ok, potrei anche non portarti alla reception, ma lo faccio così almeno ti faccio vedere un altro pezzettino di questo, non è un villaggetto, di questo comprensorio, di questo Castro Maestro, di questo insieme di monolocali. Vedi? Alcuni probabilmente sono anche più belli degli altri, che noi ho toccato quello molto basico, ma del resto per 80 euro a testa. No, a testa no, 80 euro in totale al giorno, ci sta. Quindi questa è la reception. Tac, con questo direi che possiamo anche chiudere. Ciao ciao, eh!